Non c'è dubbio che la misericordia di Borgo a Mozzano sia una delle realtà misericordiose più importanti della provincia. Svolge un lavoro puntuale e serio da oltre un secolo. Praticamente impossibile citare tutte le attività e le iniziative. Dispone di alcuni distaccamenti sul territorio e gestisce in modo impeccabile uno dei più importanti centri anziani di tutta la provincia, se non della Toscana. Grazie alla storia di questa istituzione, Borgo a Mozzano ha vissuto una domenica straordinaria in occasione della inaugurazione di una nuova ambulanza attrezzata con tutte le novità tecnologiche a tutela dei trasportati. La cerimonia è iniziata con la partecipazione della comitiva alla Santa Messa presso la chiesa di San Jacopo nel centro di Borgo a Mozzano. Successivamente in corteo verso Piazza Garibaldi o Piazza del Mercato, dove tanti mezzi provenienti da tante parti d'Italia facevano da cornice ai nuovi mezzi della Misericordia da inaugurare. Soprattutto la nuova ambulanza semicoperta dai tantissimi palloncini che richiamano i colori ufficiali della Misericordia. A presentarci l'evento è Simone Bertuccelli. Siamo a Borgo a Mozzano, alle mie spalle ci sono due automezzi della Misericordia di Borgo a Mozzano che tra poco verranno inaugurati. Si tratta di una macchina per il servizio sociale, per il trasporto dei servizi sociali ed una nuova ambulanza di tipo A che farà il servizio del 118. Adesso vediamo il servizio di questa giornata. Con le note della Merciful Band, gruppo bandistico della Misericordia, inizia la manifestazione. Per prima la governatrice della Misericordia, la signora Agnese Garibaldi, ha ringraziato tutti, i volontari, ma soprattutto i donatori, vero motore di questa nobile associazione. Molto apprezzata e simpatica l'iniziativa di alcuni giovani che hanno interpretato in una parodia i mezzi, cioè le ambulanze che hanno fatto la storia della Misericordia di Borgo a Mozzano. 166, quando 20 fratelli si riunirono nella sacrestia di San Jacopo e presero la decisione di acquistare il primo autofunebre tipo Fiat 1100. Non essendo dotato di marce ridotte, occorreva la destrezza dell'autista per fare in modo che tutto andasse liscio durante i cortei funebri ed avendo costantemente problemi di batteria, ogni volta che doveva fare un servizio si presentavano difficoltà per metterlo in moto. Si doveva fare ricorso alla vicina stazione dei carabinieri che con la loro Fiat campagnola lo spingevano fino a farlo accendere. Finalmente nel 1971 la Misericordia di San Gennaro donò alla nostra associazione, che ne avvertiva la necessità ma non aveva le possibilità economiche, una sua ambulanza dismessa. Si trattava di una Fiat 1100. Nel 1972 una nuova ambulanza Volkswagen T2 venne donata dalla Cassa di Risparmio di Lucca. Nel corso del tempo il B2 si recò per una cerimonia commemorativa a Longarone dopo il disastro del Vajont ed effettuò un intervento in Irpinia dopo la tragedia del terremoto del 1980. Su un vecchio notiziario scrivevano: tutto iniziò nel lontano 1984, ero appena uscita dalla fabbrica. Benvenuta, mi dissero. Vedrai che ti troverai bene, farai un servizio utile e prezioso. Avrai la possibilità di sfogare tutta la tua vivacità. Ti chiameranno ambulanza. Mi ricordo che un giorno mi si ruppe la pompa della benzina nel centro di una città, ad un semaforo. Che vergogna! Siamo stati lì a lungo, dico siamo perché con me era rimasto anche il mio conducente. Ora sono vecchia, non ce la faccio più, largo ai giovani. Dopo tante fatiche, anche io mi fermo, lasciando che le mie colleghe ultramoderne occupino il mio posto. Parlavano così della mitica Borgo 7, un'ambulanza Volkswagen. Altri mezzi furono acquistati con il contributo di importanti aziende del territorio, il Fiat Ducato B10 dall'Italvetro, il Renault Espace dalla Mondialcarta. La vera innovazione, con il contributo delle industrie cartarie Tronchetti e della Cassa di Risparmio di Lucca, arriva con l'acquisto dell'ambulanza B16. Fiat Ducato, con una cellula movibile completamente staccabile dal mezzo. Tanti furono i veicoli che affrontarono importanti missioni. Il Fiat Talento partì per l'Albania. La Fiat Tipo partì per la Bosnia. Il fuoristrada B26 partì per le zone colpite dal terremoto sia in Molise che a San Giuliano di Puglia. Il primo mezzo della sezione della Val di Turrite fu il B19, un pulmino Piaggio Porter, e nel 1997 il primo servizio di 118 con medico a bordo fu invece svolto dall'ambulanza B20, un Fiat Ducato.
Il 15 marzo 1998 venne inaugurata l'ambulanza del centenario, un Ducato 4x4, che ricevette la denominazione di B22. Negli anni 90 ancora un passo avanti. Il primo mezzo attrezzato per disabili arriva nella nostra confraternita. Un pulmino Peugeot, il B25. Il record dei chilometri percorsi spetta all'instancabile Mercedes Vito B29, che in 11 anni ha viaggiato coprendo una distanza di quasi 500.000 chilometri. La prima macchina del centro accoglienza anziani fu il B41, un Fiat Doblò, il primo di una lunga serie, donato da Monsignor Luigi Caselli. Anche ad altri duri avvenimenti del nostro paese abbiamo partecipato. Il fuoristrada B36 con la roulotte e il furgone B40 furono i primi mezzi della nostra associazione che raggiunsero le zone terremotate dell'Aquila. Fin dal primo giorno prestarono servizio e vennero raggiunte dal fuoristrada B42, che per ben 6 mesi rimase come macchina di servizio presso il campo di Lilletta di Bagno. I nostri mezzi si sono mossi persino per i papi. Tutti ricordano le lunghe giornate dell'aprile 2005, quando il Papa Giovanni Paolo II, che noi ricordiamo con tanta tenerezza ed affetto, ci lasciò. Il gruppo giovanile, e non solo, era presente in via della Conciliazione e fino dai primi momenti prestò servizio il B30, un Mercedes Sprinter. Del 2012 l'ambulanza Piaggio Porter B31 partì alla volta di Milano, dove prestò servizio ad assistenza ad una delle ultime uscite di Papa Ratzinger per il raduno mondiale delle famiglie. Molti sono i mezzi che non abbiamo menzionato, ma anche loro meritano la nostra riconoscenza per aver contribuito a rendere grande ed efficiente la nostra misericordia. Poi la benedizione dei mezzi da parte di Don Francesco, e sulle note dell'inno di Mameli si sono liberati almeno da un lato i palloncini, creando un effetto particolare. Prima del taglio del nastro sono state scoperte le dediche e le intitolazioni dei mezzi, come ci conferma il presidente Gabriele Brunini. Noi abbiamo tenuto sempre la linea che i mezzi che acquistiamo vengono intestati ai volontari attivi che sono scomparsi. E quindi è un modo anche di dare riconoscenza a queste persone che si sono impegnate e anche un riconoscimento alle famiglie che hanno sicuramente sempre apprezzato questo indirizzo della misericordia. Anche gli ultimi casi sono due persone sempre giovani che sono scomparse ma che avevano dato un grossissimo aiuto alla misericordia. Ada Barzi, in particolare, per decenni è stata la centralista volontaria della nostra misericordia, ma anche Lido Barzotti è stata una persona che nel momento in cui è tornato nella sua terra di Borgamozzano, di Domazzano in particolare, da Livorno dove era sempre vissuto, si è impegnato molto per l'attività della misericordia. Ed ecco il momento più atteso, il taglio del nastro da parte della governatrice, la signora Garibaldi, e poi le sirene, ma questa volta non sono a segnalare un'emergenza, ma l'arrivo di due mezzi a disposizione delle comunità interessate. Elena Ghiloni, per conto delle amministrazioni comunali, nel suo intervento ha sottolineato l'importanza del segnale che la misericordia manda a tutti quanti. Ascoltiamola al microfono di Simone Bertuccelli. Un segnale forte che è venuto questa mattina dalla misericordia con l'inaugurazione di questi due nuovi automezzi. Sì, io l'ho detto nelle due parole iniziali, ma ci credo fortemente. In un tempo di immobilismo totale, dove fa paura qualsiasi cosa, la misericordia inaugura due nuovi mezzi, ma non solo, fa tantissime nuove attività, la banda, le iniziative pubbliche, quindi credo che sia un coraggio che ci deve contagiare. Alla manifestazione erano presenti molte autorità, tante associazioni e anche autorità militari, tra cui il comandante della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, capitano Paolo Volontè. Sono stati inoltre consegnati gli attestati di partecipazione alle associazioni presenti. Erano davvero molte e non solo locali. Dopodiché il lungo corteo di ambulanze e mezzi di soccorso hanno intrapreso le strade della Valle del Serchio per comunicare a tutti l'arrivo dei due nuovi mezzi. La forza di un'associazione si vede nei momenti di difficoltà. Su questo tema sentiamo il presidente Gabriele Brunini. Nell'attuale situazione, pur difficile,
Una misericordia come la nostra deve continuare ad essere al passo coi tempi, e se vuole servire bene la popolazione, come noi vogliamo fare, come è nello stile da oltre 110 anni, dobbiamo avere mezzi adeguati e strutture soddisfacenti per il servizio dei nostri volontari. E credo che ci siamo riusciti con le sedi, con la struttura nuova della sede sociale, con il convento di San Francesco che vede grossi lavori di ristrutturazione in corso, ma avevamo bisogno anche di rinnovare il nostro parco macchine e quindi abbiamo comprato una nuova ambulanza di emergenza per far fronte agli impegni importanti del nostro punto di emergenza territoriale che è a Borgamozzano, il servizio di 118. Le ambulanze hanno lasciato da poco questa piazza, c'è stata l'inaugurazione, finalmente abbiamo sentito il suono delle sirene per un qualcosa di festa, hanno festeggiato questo nuovo automezzo che la Misericordia da oggi utilizzerà per assistere la comunità del comune di Borgamozzano e non solo.